Come evitare di perdere tempo a dover spiegare all'agente immobiliare come intendi affrontare il percorso che porta all'acquisto di una casa? Come evitare di perdere tempo a dover spiegare ogni qualvolta che ti presenti a un agente immobiliare perché espone in vetrina un immobile, una casa appetibile che ti piace e star lì a dover spiegare durante le fasi di acquisizione delle informazioni chi sei e per quale motivo sei diverso dagli altri acquirenti? Ecco, questo è il caso di Michele che mi scrive e mi dice: guarda, sto perdendo tempo soprattutto perché l'agente immobiliare mi sta rimbalzando con la fornitura delle informazioni, la fornitura della documentazione. Questo perdere tempo è dovuto al fatto che l'agente immobiliare molto spesso si aspetta un acquirente di case come tutti gli altri, quindi acquirenti di case che fanno domande sceme, fanno domande del tipo: perché è in vendita l'immobile, da quanto tempo è in vendita l'immobile. I compro casa invece sono differenti, gliene fotte niente di quanto tempo è che questa casa è in vendita o per quale motivo le persone che vendono quella casa hanno deciso di venderla. Il compro casa ha degli altri obiettivi. Ecco, questi obiettivi fanno sì che tu appari diverso, differente, strano al cospetto degli agenti immobiliari. E quindi, per evitare di sentirti rispondere: no, guarda, la planimetria catastale di questa casa ancora non mi arriva, quindi procediamo come di solito si fa, come di solito fanno gli altri, con la visita, con la trattativa, poi dopo, quando la planimetria catastale mi arriva, te la fornirò. Ecco, se tu sai cos'è e cosa significa ricevere una planimetria catastale, questa risposta è una risposta che è apparentemente strana, perché la planimetria catastale non arriva da Marte. La planimetria catastale di una casa, per averla, un agente immobiliare dotato di staff tecnico, di collaborazione con un tecnico, ci mette un nanosecondo per averla, visto che ha un mandato di vendita che equivale a una delega. Il geometra dell'agenzia immobiliare o il tuo geometra al limite ci mette veramente un minuto a costo zero per avere la planimetria catastale e metterti in condizione di procedere con tutte quelle che sono le acquisizioni delle informazioni come da metodo compro casa. Però gli agenti immobiliari purtroppo si aspettano, sono abituati a ricevere in agenzia acquirenti di case ipotetici tutti uguali, che non hanno necessità di informazioni, che non hanno letto un libro che gli abbia spiegato cosa significa andare a prendere in considerazione una casa, cosa significa raccogliere informazioni per poi mettersi seduto a fare dei ragionamenti, per prendere poi delle decisioni. Me l'avete sentito ripetere questo discorso migliaia di volte. Ecco, per evitare questo, come si fa? L'avrai letto nel libro, c'è anche una mail di presentazione che, se vuoi, te la invio all'agente immobiliare prima ancora di iniziare i rapporti di acquisizione di informazioni. Questa mail a cosa serve? Serve appunto per evitare di perdere tempo a star lì a spiegare nel momento decisivo, quindi quando ti servono già le informazioni da approfondire, di sentirsi rispondere: ecco, aspettiamo un attimo. Quindi inviare una mail di presentazione, la quale mail di presentazione deve scaturire un appuntamento di una mezz'oretta conoscitivo con il titolare dell'agenzia immobiliare. Non è perdere tempo, non è allungare il brodo mentre gli altri magari sono abituati a fare proposta d'acquisto e poi rimandare ad un secondo momento queste analisi. Inviare una mail di presentazione, fare un appuntamento con l'agente immobiliare, con il titolare di quell'agenzia, ti mette in condizione di spiegare chi sei, ma soprattutto chi sei a differenza degli altri acquirenti e come chiedi di essere trattato da quell'agenzia. Quindi andare a mettersi seduto col titolare dell'agenzia, prendere un caffè e spiegare: guarda, io sono Luigi, ho intenzione di far visita ad alcune case che magari esponi in vetrina tu, ma sono abituato e ho programmato e ho deciso, quello che vuoi, di fare visita soltanto, esclusivamente, confrontando quella che è la planimetria catastale ultima depositata in catasto, aggiornata qualche giorno fa, non di 6 anni fa, confrontandola con lo stato dei luoghi durante la visita. Questo mi eviterà di ritornarci a verificare la disposizione interna rispetto a quello che c'è disegnato sulla planimetria. Questo mi darà la possibilità di eventualmente di accorgermi di eventuali problemi dei quali non ho problema, non ho paura che ci siano problemi. Quindi non mi devi nascondere se eventualmente già sai che ci sono problematiche di planimetria. Il mio scopo è sapere queste cose, il mio scopo è avere queste informazioni, il mio scopo è gestire queste informazioni. Sappi che io, per esempio, agente immobiliare, non ti farò una proposta d'acquisto per poi iniziare a fare la raccolta delle informazioni come sono abituati tutti gli altri. Quindi imposta anche il rapporto con me, Luigi, differente dagli altri, in modo tale che riusciamo a non perdere tempo né io né tu. Chiedere all'agente immobiliare di avere
le informazioni su quella casa, su una casa che loro eventualmente espongono in vetrina, ancor prima di metterci seduti a manifestarci interessati all'acquisto di questa casa. E questo fa sì che l'agente immobiliare vi identifichi quale un acquirente diverso, capisce che vi siete preparati. Mi ricordo ancora in live TikTok c'era una signora che non ricordo il nome, mi ha detto: guarda, sono arrivata in agenzia immobiliare, ho cominciato a fare l'appuntamento conoscitivo con l'agente immobiliare, con il titolare dell'agenzia immobiliare, e il titolare dell'agenzia immobiliare gli risponde di tutto punto: ok, ferma lì, ho già capito quale libro hai letto per prepararti, non ti preoccupare, siamo pronti ad assisterla. Queste sono soddisfazioni per me immense, ma soddisfazioni per la signora enormi. La signora ha impostato soltanto dal primo appuntamento conoscitivo con il titolare dell'agenzia tutto il rapporto futuro che hanno avuto poi, che li ha portati alla conclusione della compravendita. Metterci lì seduti e dire: guarda, visto che io sono abituato a raccogliere informazioni ancora prima di sottoscrivere una proposta d'acquisto, di fare le mie valutazioni ancora prima di fare una proposta d'acquisto, va da sé che nel momento in cui vengo a consegnarti, perché sappi anche che io non sottoscrivo il modellino che voi di solito avete qui in agenzia, io scrivo proposte d'acquisto di mia tastiera, seppur il mio scritto contempla tutto ciò che riporta il tuo modellino, ma ho bisogno di più spazio per me, visto che di solito su quei modellini a me sono dedicate 4 righe, perché non so se ne hai mai visto uno sul modellino che di solito l'agenzia immobiliare dispone in agenzia per far sottoscrivere proposte d'acquisto. A te saranno dedicate per le tue esigenze, per le tue richieste particolari, per le tue condizioni particolari. A te sono dedicate 4 righe, non di più. Quindi dire già da subito all'agente immobiliare: aspettati eventualmente una mia proposta scritta di mia tastiera. Ecco perché dall'appuntamento conoscitivo con l'agente immobiliare si esce dall'agenzia già con un modellino con scritto annullato, per andare a sottoscriverlo ipoteticamente, magari a legarlo al vostro scritto. Quindi se io sono abituato a presentare proposte d'acquisto scritte da me, e sono abituato che prima di sottoscrivere questa proposta d'acquisto a raccogliere tutte le informazioni, va da sé che devo comunicare all'agente immobiliare che io, nel momento in cui vado a presentare, depositare una mia proposta d'acquisto già sottoscritta, pagherò immediatamente l'agenzia immobiliare. Perché pagherò immediatamente? Perché le agenzie immobiliari sono abituate a prestare la loro opera, il loro servizio di informazioni dalla proposta d'acquisto fino al preliminare. Ecco perché vengono pagati spesso al preliminare e a volte anche al roggio d'acquisto. Se tu invece fai capire subito nell'appuntamento conoscitivo che sei differente, devi far capire all'agente immobiliare che sei disposto a pagarlo immediatamente, perché il lavoro glielo stai facendo fare adesso, non dopo. Quindi nel momento in cui vai a depositare una tua proposta d'acquisto, ti presenterai con 2 assegni, uno per l'agente immobiliare per le provvigioni, l'altro di caparra per la parte venditrice, che allegherai alla tua proposta d'acquisto. Se nel caso in cui la tua proposta d'acquisto venisse accettata, gli assegni possono essere incassati. Questo è essere differenti, ma non lo puoi impostare questo rapporto strada facendo, non dicendo nulla all'agente immobiliare inizialmente già in fase conoscitiva, perché ti tratterà, penserà che tu sei uno dei tanti. Invece, se hai avuto l'accortezza, la bravura, la capacità, l'intelligenza di prepararti all'acquisto di una casa, sapendo già dove devi mettere il naso, sapendo già come impostare questo tipo di rapporto, glielo devi dire. Devi comunicare all'agente immobiliare: ehi, alt, non sono come tutti gli altri, so cosa devo fare, so cosa c'è da fare, so cosa devo chiederti, ed è per questo che ti sto venendo a parlare, a conoscerti, perché io ho bisogno delle informazioni ancora prima di metterci seduti a parlare di soldi. Poi parliamo di soldi. E molti agenti immobiliari sono contenti di questo, finalmente un qualcuno pronto. Elicottero. E molti agenti immobiliari, dicevamo, sono contenti spesso di questa situazione che si viene a creare. Finalmente un qualcuno che mi mette in condizione di prestare la mia professionalità. Mi sono preparato per fare questo mestiere. Sono 20 anni magari che fanno il mestiere di agente immobiliare, magari hanno a che fare spesso e sempre con persone che non li stimola neanche. Con te magari è differente. Poi ci sono quelli che si alterano, quelli che si sentono, come dire, scavalcati nella loro professionalità, quelli che pensano che tu voglia fotterli, ma a te non ti interessa. Ricordiamo, non stai comprando un computer, un telefono, stai comprando una casa. Se fai l'investitore immobiliare, a maggior ragione devi impostare questo rapporto con gli agenti immobiliari. Perché questo discorso, una volta fatto, ti vale
per tutte le prossime operazioni, ti vale per le operazioni future. Sanno già come ragioni, sanno già come vuoi portare avanti il processo d'acquisizione e quindi stanno a trattarti in maniera differente, ti metteranno a disposizione lo staff, ti presenteranno allo staff. Provatelo, prova a inviare la mail che di solito inviamo noi, Compro Casa, alle agenzie immobiliari per dire che siamo investitori immobiliari e che vogliamo un appuntamento conoscitivo per capire, per stabilire quali saranno i rapporti da lì al futuro. E capita spesso che la titolare dell'agenzia immobiliare a un certo punto ti presenti allo staff: signori, questo è Luigi, quando viene Luigi mi raccomando, lui ha bisogno delle informazioni prima di sottoscrivere proposta d'acquisto, quindi se viene Luigi siete autorizzati a far vedere il contenuto dei fascicoli delle case. E non è storiella. Prego i Compro Casa di commentare qui sotto nei commenti cosa è accaduto loro a dimostrazione e a conferma di quello che sto dicendo. Raccomandazione: presentati prima all'agente immobiliare, spiega prima all'agente immobiliare 1 come vuoi impostare il rapporto, 2 metti in chiaro che sei diverso, differente dagli altri acquirenti di casa e quindi meriti un'attenzione differente, un trattamento differente. Questo per evitare di perdere tempo, questo per evitare incomprensioni e questo per evitare di sentirsi dare risposte che non stanno né in cielo né in terra. Deve arrivare la planimetria, da dove deve arrivare? 2 clic ce l'hai. Il link lo trovi in descrizione. Se vuoi la mail che di solito inviamo o da acquirente di case per te stesso o da investitore immobiliare, scrivimi una mail su luigi@luigilardi.it, te la invio io, anche se non sei un Compro Casa. Un Compro Casa ce l'hanno tutti. Link in descrizione sia del libro che del report. Prepariamoci a presentarci, ad essere differenti dagli altri. Ci vediamo dall'altra parte.